eccolo, eccolo, eccolo. Al quinto, oh, madonna qua. Santa. Che schifo. Ma che punto nero. No, 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 io no, guarda, 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 guarda. Aspetta, eh. Ah. Mi fa veramente schifo, ecco, muore. Ah. No, no. Ah. E adesso stiamo qua, finché non esce nessuno si muova. Io ve lo dico subito, questa felpa è sporca, io lo so, io vengo da 5 giorni di tour, non ho vestiti vede, puliti. Non si vede, dite. E quindi in puntata non si vedrà, voi lo saprete, non ditelo a nessuno, è una cosa tra di noi, siamo una squadra e vi chiedo di condividere con me questa menzogna, questa felpa è sporca, voi lo sapete, non si vede, allora non dimenticatevi vede. Tutto quello che vi ho appena detto, questa felpa è pulita, è nuova, che altro? Niente, vabbè, ci... Ora cominciamo, ci per siamo, magari ripeto alcune cose che abbiamo già detto. E va bene. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla registrazione di una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra, co-conduttore, ragazzo meraviglioso per gli standard romani e comunque belloccio per gli standard milanesi, Stefano Rapone. Ciao, grazie. Siamo sempre coprodotti da The Comedy Club, ma siamo in Santeria, siamo a Milano. A Milano. Incredibile, ci credi? Dove ci ha portato il podcasting? In Lombardia. In Lombardia. Chi avrebbe detto? Una delle 20 regioni più belle della penisola italiana. Certo. Top 20, che comunque. Sì, comunque. Che comunque di sti tempi. Sei contento che siamo qua? Sono abbastanza contento, sì. Cioè, come stai? Bene, no, sono curioso di vedere se anche qui il pubblico prenderà a calci i bicchieri, come succede a Roma. Questo è interessante, sarà interessante vederlo. Esatto. Vabbè, adesso. Però adesso. L'hai fatta apposta, due col bicchiere di plastica sono buoni tutti, a Roma spacchiamo quelli di vetro, che è tutto un altro, è tutto un altro problema per il locale. È vero. No, sto visto abbastanza bene. Tu stai bene? Stai bene. Io sto bene, sono un po' stanco, vengo da tutti questi giorni di tour e sono arrivato qua un po' stanco, però contento di questa nuova esperienza. Comunque è la prima volta che registriamo a Milano, la prima volta che registriamo in trasferta con l'ospite, dai, è un bel momento. Poi tu ci torni a Milano tra un po' di tempo, no? Io ci torno a Milano, io faccio proprio qua in Santeria uno spettacolo il 15 marzo che però è sold out. Ah, allora vabbè. No, aspetta, perché abbiamo fatto anche un'altra data, perché questa era andata, grazie a tutti quelli che vengono qua, era andata sold out subito, torno al Teatro Martinit il 18 maggio, lo scopriremo subito insieme. Proprio così, il 18 maggio, forse potrei sapere le mie date, vabbè, certo. Non importa. Ma non c'eri il 20 marzo all'Arcimboldi tu a no, Milano? Ste, quello sei tu. Sono io. Ti sei confuso di nuovo. E allora se volete venite, perché l'Arcimboldi è grande, è quindi grande. Stefano è preoccupato. Poi, sei anche al Brancaccio il 16 aprile per caso? No, ste, quello sono sei sempre io, tu. Sono sempre io. E sei sempre tu che dal 22 marzo fai il tour della Sicilia. No, quello sei tu. Ah, quello sei tu. Okay, scusa. Però mi ricordo che sono anche a Bologna il 20 aprile. Okay, cioè abbiamo fatto una confusione che le persone vogliono seguire, sì, ma non ho capito, sì. Non ho capito. No, poi c'è uno sotto che scriverà, hanno detto queste date qua con link ai biglietti, i nostri fan, anche quelli veri. Sì, e comunque sì, si possono trovare su thecomedyclub.it, certo, oppure certo. Comunque se andate su Instagram trovate certo. Tutto quanto e va bene. E per il resto com'è questa Milano, come ti sembra? Bella, fa freddo, fa cioè freddo. Sono partito 5 giorni fa, faceva caldo, adesso fa freddo, però è bello essere qua, Stefano sta qua già da ieri, io sono arrivato oggi. Ah, tra l'altro, lo posso dire, è successa una cosa, allora a Milano adesso c'è la settimana della moda, sta finendo la settimana della moda, e magari a me è già capitato di venire a Milano durante la settimana della moda, è normale vedere delle modelle che passeggiano per strada, ecco qua. Potete rispondere al cellulare senza problemi ad alta voce. No, però è normale durante la settimana della moda in certe zone di Milano di vedere le modelle, e quindi uno dopo un po', cioè, ci fa l'abitudine. Però è successa una cosa, oggi stavamo andando in giro per la città e a un certo punto una ragazza, era palesemente una modella, ha fermato Stefano per chiedergli una foto perché era fan di Stefano. E io ci sono rimasto un po', anche perché non era manco italiano, però ho detto vabbè, questa ha visto i video di Rapone. E poi è successo di nuovo, cioè Stefano viene fermato, io ci sono rimasto, per voi è normale, viene fermato dalle modelle di Milano per chiedergli le foto, we are big fan, ma che big fan?
E ho rosicato e è successo quattro volte, cioè quattro volte diverse, e alla quarta volta ho, cioè, a una non è che gli ho sbroccato, però gli ho detto scusa, ma come cazzo, cioè come fai a sapere chi è il rapone? Sei sudamericana, ma che cazzo sì. dici? E lei ha risposto sì, perché io sempre miro los videos de el rapone, così e io gli ho detto i como. Ha detto perché, gracias por la pregunta, ha detto, e poi ha detto perché io sempre uso il NordVPN para ver los videos de este comico muy bonito. E io le ho detto, scusa, e dove lo trovaste NordVPN? Sta allí en ella de descripción. Ah, io le ho detto, tiene un link? Un link. E quel link trovaste nella descrizione? nordvpn.com/tintoria. Ah. Tienes un... es más barato. Sì, 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 c'è lo sconto. Ah, sì, sì. Costa me, costa meno. Ha detto, meno. Hai un coupon, ha detto. Un coupon, sì. Un coupon muy grande. Sì, sì. Muy bueno. Si clicca e nel link. E nel link. E quindi... E quindi solamente necessita di un click. Così, così. E così, questo detto. È il segreto per esatto. diventare modelle. Seguire Rapone su nordvpn.com/tintoria. Sì, sì. Eppure queste pesetas le abbiamo le abbiamo messe nella saccottigia. Esatto. beh, e quindi bene, senti, non è certo grazie alla nostra padronanza della lingua castigiana che siamo arrivati a questo numero di puntate. No, certo. Che è proprio questo numero qua. Sì. Non è certo grazie sì. Alla moda, alla moda. Cui noi siamo, non è certamente esatto. grazie alle tue alla magliette, moda che siamo ai tuoi maglioni puliti. Sì. I miei maglioni puliti, d'altronde come si chiama questo podcast? Certo. Lavanderia, se non sbaglio. Certo. Ma deve essere grazie ai nostri ospiti, sì. Quindi forse senza ulteriori indugi io vado a presentare l'ospite di questa puntata di Tintoria. Signore e signori, solo per voi, per favore, un grande applauso per Alessandro Cattelan. Buonasera a tutti. Come va? Bene. Hai la felpa sporca. Mi fa piacere che tu l'abbia notato, d'altronde. L'occhio di un professionista. Mi è proprio caduto l'occhio. Subito hai visto l'indumento sporco sul set e hai detto questo è inaccettabile. È inaccettabile. È inaccettabile. A Milano, poi. Dai, è inaccettabile. Vero, vero. E benvenuto a Tintoria. Grazie mille di essere venuto ospite qua nella prima puntata a Milano. Siamo onorati di aprire questo trend di puntate milanesi con te. Ma il piacere è mio, anche perché sono un grande fan in divenire dei podcast, ne so ancora poco, tanto che dietro le quinte gli stavo un po' chiedendo come funziona il mondo dei podcast, facendo poi la domanda principe, secondo me, come si monetizza coi podcast, cioè il guadagno. E Daniele mi ha spiegato un po' di cose, sì, le pubblicità su YouTube, i video eccetera, poi c'è la cosa del VPN. Io non ne capisco tanto, sono stato zitto perché non volevo sembrare scemo. Adesso ho capito, però con la storia delle modelle adesso ho capito. Hai visto, sì, è sì, così sì. Proprio ti lascio immaginare le montagne d'oro che proprio ci vengono scaricate addosso. Sì, 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 sì. Diciamo che la domanda come si monetizza quei podcast, stiamo ancora cercando una risposta definitiva. Capirlo certo, bene, sì, di capirlo sì, bene. Certo. Però intanto prendiamo i soldi loro, quindi sì. Sicuramente i loro soldi ci fanno comodo. Ci mettiamo nella saccottigia. Esatto. E allora, al contrario di come spesso accade, di solito o sia io sia Stefano conosciamo l'ospite, oppure nessuno di due conosce l'ospite, però in questo caso tu e Stefano già vi conoscete, mentre noi non ci conosciamo, quindi la prima domanda te la farei fare da Stefano. Sì, abbiamo calcato insieme questi sì. palchi e quindi volevo chiederti come stai? Tutto bene, grazie. Bene. Vai, andiamo con la tua. No, bene, sono contento. Sono contento di essere qua, sono contento anche di ricominciare poi questa esperienza che ho vissuto insieme a te per la prima volta
dello show a teatro comico, che era una cosa che da tanto tempo volevo fare, ma ero molto titubante. Invece l'abbiamo fatta, ho chiesto anche un po' di aiuto a alcuni comici professionisti, tra cui Stefano Rapone, è andata bene, quindi adesso tra le vostre date di Bologna e di Roma ricominciamo anche, ricomincio anch'io, sì, 26 marzo, e a Milano 3-4 aprile agli Arcimboldi, però il 3 credo non ci sia più posto, il 4 qualcosina ancora. Qualcosa è rimasto. Sì, vi sono avanzati dei soldi nelle tasche. Dopo il biglietto, dopo stasera, quel biglietto purtroppo di stasera, lo so, però sono se nei guai. Sono nei guai. Senti, allora io partirei proprio da questo perché chiaramente l'aspetto dello spettacolo live comico mi interessa molto. Come te lo sei sentito? Perché non l'avevi mai fatto, hai detto, cioè a un certo punto ti sei detto voglio provare a fare uno spettacolo di questo tipo, l'hai fatto e hai fatto la prima tranche di date, come te lo sei proprio sentito? Avevi paura perché tu hai fatto 20 anni di questo lavoro? Sì, no, ma non ha niente a che vedere con niente di quello che ho fatto prima. Io ho iniziato a fare questo lavoro molto giovane, quindi sono arrivato da Tortona, 19 anni, sono arrivato a Milano. Ho iniziato, per fortuna, ultimamente sento sempre parlare tanto di gavetta, no? Si fa sempre tanta retorica intorno alla gavetta, ma io credo che uno la gavetta non la faccia mai per sua volontà. Sì, è vero. La gavetta la fai se non ti chiamano a fare delle cose migliori. Giustissimo. No, la gavetta la fai in quel caso lì. Siccome nessuno mi chiamava a fare cose migliori, o perlomeno mi hanno chiamato sempre step by step, ho avuto la fortuna di entrare in questo lavoro quasi senza neanche accorgermene, no? Ho iniziato, che mi sembrava un gioco, la prima volta che ho capito che era un lavoro è quando ha chiuso MTV. E io lì mi sono trovato disoccupato e ho detto, ah, ecco come pagavo l'affitto, con i soldi di queste cazzatine che dicevo in giro. E allora lì è diventato un po' un lavoro, però non ho mai avuto paura di farlo. Per cui quando, non so, c'era X Factor, situazione di gran trambusto in giro per i corridoi, prima della diretta, tensione, eccetera, chi voleva venire a fare decompressione veniva nel mio camerino, dove c'ero io, che spesso dormivo fino a 2 minuti prima di iniziare, grande tranquillità. Col teatro mi sono cagato sotto in una maniera nuova, bella, infantile, che quasi non te ne accorgi neanche, e Stefano mi è testimone, pisciavo dalle 7 alle 12 volte negli ultimi 10 minuti prima di incominciare. Ti cioè, benissimo. Avevano studiato un percorso dal camerino al palco dove ogni 5 metri mi dicevano mancano 3 bagni. Mancano 2 bagni, questo è l'ultimo bagno, poi non puoi più andare, e quindi sì, ero in grandissima tensione. Sì, anche perché poi quando propone uno spettacolo come comico ti serve la reazione del pubblico rispetto a una cosa teatrale dove possono pure semplicemente dire ah pensa che bravo, ti servono le risate, se no ti senti morire dentro. No, infatti che per fortuna poi sono arrivati, poi mi sono anche reso conto che comunque chi viene a vederti viene perché già ti vuole in qualche modo bene, no? Da un lato è più facile rispetto ad andare in televisione dove devi prendere gente che magari è lì per puro caso. Chi viene di solito viene perché insomma ti vuole vedere. Ti vuole vedere, quindi. Però sì, dentro di me pensavo, se la prima cosa che dico dove secondo me dovrebbero ridere non ridono, m'ammazzo. E un po' la sensazione che si ha sul palco è quella. E lì poi, sì, cosa fai quando succede? Devi andare avanti come se avessero riso, però è difficilissimo. È difficile, perché sì, dentro senti ti proprio la faccia, un freddo sì, che ti avvolge e ti dice, vedi, hai sbagliato tutto nella vita. E lo stai scoprendo davanti a tutte queste persone. In realtà nessuno ti vuole veramente bene. Sì, proprio. Dentro senti questa cosa. E senti poi, vabbè, Stefano mi ha detto che gli spettacoli comunque sono andati tutti bene, ma c'è stato a un certo punto in una data, magari 3 minuti in cui di solito le risate facevano così e a un certo punto hanno fatto oh. Secondo me la seconda data a Milano, abbiamo fatto gli Arcimboldi anche lì 2 volte, abbiamo fatto la data 0, ok, che tra l'altro ho fatto una scelta orrenda, probabilmente ero distratto quando me l'hanno proposta, la data 0 l'ho fatta ad Alessandria, quindi praticamente a casa mia. Lì per lì mi sembrava una buona idea, ho detto vado a vedere mia madre, mangio gli agnolotti, sto lì in zona. Non consideravo che poi il teatro, che ovviamente per la data 0 è piuttosto piccolino, sarebbe stato pieno soltanto di persone che mi conoscevano fin da quando ero bambino, neanche gli amici, i genitori degli amici. Madonna santa. E quando ho realizzato questa cosa volevo veramente tornarmene a casa. Però quella è andata bene, quindi sono arrivato a Milano alla prima, bello carico, con la tensione giusta, è andata bene. Lì secondo me me la sono sentita troppo, e la seconda di Milano ho perso dei pezzi per strada, ho fatto qualche cazzatina così, e dentro di me ho detto no, qua è un lavoro dove devi stare a 2000 sempre, se no fai fatica. Però comunque ti è piaciuto, quindi rieccoti a riproporre una seconda tranche? Sì, alla fine mi sono divertito, sì,
Poi gli impegni di Stefano sono aumentati, quindi mi ha abbandonato per, alcune... No, però in alcune date viene, a Milano viene, Ormai... E anche a Roma. Anche a Roma? Anche a Roma, anche a Roma. Sì. Perfetto. Dove c'hanno le modelle, hai capito che questo pubblico di modelle non te lo puoi perdere. Ormai lui si muove così, Diciamo il core business di questo podcast è Stefano e va dove ci sono delle modelle. Infatti è un po' scricchiolante. E... Senti, tu adesso conduci il programma Stasera c'è Cattelan, che è di chiara ispirazione americana, è un late show americano con l'host che sei tu. E una cosa che ti volevamo chiedere, che ci domandavamo con Stefano, chiaramente facendolo in Italia è diverso da come lo fanno in America per un'infinita serie di cose, ma nella traduzione principalmente nella traduzione del late show dall'americano all'italiano, secondo te che cosa si perde e però che cosa si guadagna? Cioè in cosa è meglio quello che puoi fare tu e in cosa invece si perde qualcosa? Allora, le cose forse dove puoi fare qualcosa in più derivano dalla necessità di arrangiarti, e quindi quando ti arrangi, no, sai com'è che si chiama, la serendipità? Quando fai una cosa completamente a cazzo di cane e poi incredibilmente ne viene fuori qualcosa di buono. Quindi nell'arte di arrangiarsi ogni tanto ci può stare che peschi la trovata giusta. Ti devo dire, per esperienza, la maggior parte delle volte che facciamo delle cose, noi siamo partiti copiando molto, poi con gli anni, con l'esperienza anche nostra, perché poi quando abbiamo iniziato era un gruppo di gente che non aveva mai fatto niente di simile, no? A tutti piaceva il genere, ma nessuno l'aveva mai fatto, perché in Italia era una cosa che erano tanti anni quantomeno che non si faceva. E quindi quando pensiamo alle cose da fare, cercando di essere sempre più indipendenti dallo stampo originale, ovviamente poi gli argomenti sono quelli e ti rendi quasi sempre conto che il modo migliore di fare quella cosa l'hanno già fatta loro. Hanno una potenza probabilmente di persone che ci lavorano, di disponibilità economiche, di attenzione nei confronti delle idee che loro producono, che sì, ti fa sempre dire sì, questa è una bella cosa, sarà una versione però un po' più piccola di quella che è stata fatta là. Quindi lì un po'... Una fregatura, ci siamo messi in un business che già fanno benissimo. Siamo messi in un business. Già fanno benissimo. Possiamo fare la pizza e saremmo stati forse i più bravi del numeri mondo. Uno. Sì, invece abbiamo fatto il late night. Ma e ti sembra, perché poi tu sei anche stato da Jimmy Fallon, sì. Che di tutti quelli che fanno il late night adesso, secondo me è quello che più di tutti l'ha mantenuto una cosa silly, direbbero loro, sì. Cioè che scherza tanto, certo. È molto meno politicizzato, quasi per niente, e scherza tantissimo. Però ti sembra che ci sia una differenza anche negli ospiti? Cioè lì gli ospiti americani, al di là che sono tantissimi, hanno una scelta infinita di star, celebrities, atleti, attori, però gli americani come sempre stanno andando a fare il late show, vai a performare, mentre gli italiani che sono cattolici vengono e fanno guarda io sto adesso qua, mi devi chiedere delle già cose, ci stiamo vergognando, sì. Quindi sì. Vediamo sì, che sì, dobbiamo fare. Allora in realtà l'avvento di questa diavoleria dell'internet ha ovviamente fatto vedere più puntate a me che lo conduco, però anche agli ospiti. Adesso anche gli ospiti, quelli un po' più sgamati, hanno visto tante puntate, hanno visto quanto sono più fighi gli ospiti quando vanno là e si mettono in gioco, stanno al gioco, si prendono un po' per il culo, regalano una performance, come dicevi tu. E quindi iniziano a farlo. Favino è uno che lo fa... Luca Argentero è uno che lo fa, insomma gli attori tanto. A me piacciono sempre gli sportivi, perché sono quelli che sei sempre abituato a vedere nella stessa condizione, a ripetere le stesse cose, per cui è facile creare qualcosa di nuovo, no? Perché la risposta media di uno sportivo a qualunque domanda è: bene, siamo allenati bene, mister bene, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto, così. Quindi appena dice una mezza cazzata sembra gigante, quindi è più facile divertirsi. Ma tu facendola adesso e facendola anche prima, diciamo in un'altra emittente, senza fare nomi, hai fatto un sacco di giochi. Cioè prima facevi, si può dire. Pensando, dove stavo? A Sky? Sì, a Sky. Sì, no, sì, Madonna, sì, sì.
non diciamo, no, questa cosa che non sa nessuno. Hai fatto un sacco di giochi con gli ospiti. Adesso recentemente vedevo che hai riproposto la cosa di Hot Ones, delle cose piccanti, in un'intervista, sì, con Fedez. C'è mai stato un gioco che dici ok, questo è divertente, poi mentre lo stai facendo dici aspetta, io però questo sono a disagio vero, cioè sto male, cioè appunto tipo le cose del piccante, le cose di dove, allora, dove la, cosa di, Hot Ones, di la cosa di Hot Ones che abbiamo fatto con Fede, sì, cioè era questa situazione qua. Questo è benato, va bene, è divertente, più che altro perché poi Fede era anche già venuto, quindi è anche un modo per incastrare dentro una griglia, un po' così, un'intervista, no? Quindi appunto l'idea era di parlare di cose mangiando queste cose piccanti, dichiarando che era esattamente quello che avevamo visto fare in Hot Ones. Allora, anche lì, guarda, questa è una grande metafora di quello che mi chiedevi tu prima, la differenza fra l'America e l'Italia, così. Secondo me quelle americane sono tutte piccanti. Sì. Noi di 5 salsine, con 3 ci potevi fare i gargarismi la mattina, quando, cioè, mm-hmm, era poca roba. Una era molto piccante, ma poi abbiamo scoperto che a Hot Ones questa non ce l'hanno, la patatina, non, voi sapete di che cosa stiamo parlando? Avete visto quello spezzone? La patatina più piccante del mondo, fatta con il Carolina Reaper, credo che si chiami, è primo o medaglia d'argento nella classifica dei peperoncini più piccanti del mondo. Ne abbiamo mangiato un pezzettino, non è piccantezza, è qualcosa di più, è misticismo. Entri in una dimensione sconosciuta. Vedi, io stavo per svenire, il coyote spaziale che ti parla, no, come è una Simpson, roba, ragazzi. Ma infatti poi nei giorni successivi incontravo gente per strada, facevo ho visto Fede, buona patatina piccante, io mangio piccante. Ho detto guarda, fatelo perché fa ridere, non fatelo di nascosto a qualcuno, però, cioè, se volete fare una serata con gli amici, fa ridere, lo mangiate, state male, ok, non fatelo di nascosto a qualcuno perché l'ammazzate. Finita la puntata, Fedez era andato a casa, mi manda un vocale dicendomi ho appena vomitato dal naso. Ma era una cosa, ragazzi, ci sono stati 2-3 minuti in cui se respiravo mi faceva male, quindi dovevo scegliere, cioè o trattengo il fiato il più possibile o se respiravo mi faceva male. E lì sì, ero a disagio, però era un disagio cercato, quindi ero soddisfatto, perché invece mentre mangiavo quelle che non piccavano dicevo ma porco Giuda, ma mai che siamo capaci di fare una roba fatta bene 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 noi così. Invece lì ho detto oh, questa sì che è una bella sberla nella faccia. Infatti quel format mi piace tantissimo, proprio secondo me proprio questa dinamica che all'inizio sia l'ospite sia nel tuo caso l'host, che era la prima volta che lo facevi in quel modo, diceva vabbè dai, alla fine si può fare, e poi a un certo punto non si può più fare. E sì, effettivamente si vede proprio, le persone raggiungono un livello diverso e rispondere alle domande mentre pensi di morire è un modo di fare le interviste. Che tra l'altro tu lo vedi spesso? Io spezzoni costantemente, oramai YouTube me li manda, io. Sei d'accordo con me che abbia una fruizione da parte del pubblico che lo guarda simile a quella dei film porno? Sì, sì, totalmente. Vai clicchi direttamente alla fine, no? Sì, cioè, sì, vai, clicchi subito su Da Bomb Beyond Insanity, che è l'unica, sì, che hanno tenuto. A 10 salse piccanti, parti dall'ottava. Le prime 2 o 3, sai che sono quelle schermaglie lì che non, sì, servono, sì, a nessuno. Sì, parti dalla settima, così ti vedi quella prima, bravo, della tosta, bravo, fai ah, e poi. Sì, e poi, sì, sì. Bravissimo, sì, sì. È come il porno, non ci ho mai pensato. Porno. È proprio come il porno, sì, dici vabbè, sì, qua sì, vestiti, l'idraulico, ok. Sì. E poi dici, ecco qua. Esattamente così. Beh, Trambicate finisce con gente che sputa. Sì, 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 sì. Sì, sì. Molto, molto di più in Hot Ones, c'è, cioè, gente che piange, sì, gente, sì, che sputa. Sì, sì. Chiedono il ghiaccio, persone umiliate, sì, sì, è un bellissimo format. Senti, nel passaggio da Sky alla Santissima Rai, c'è qualcosa, cioè nel senso... C'è un lavoro di autocensura degli autori? Perché io mi immagino che la Rai, essendo l'istituzione di intrattenimento e di informazione più importante d'Italia, abbia anche una struttura dietro che è diversa da quella di Sky. Quindi ci sono cioè, magari voi proponete una cosa e vi dicono ? Sì, sì, allora c'è un substrato di censura che è lo stesso di autocensura, che è lo stesso che io sto già mettendo adesso qua, cioè ormai siamo in un'epoca in cui l'autocensura te la devi portare da casa e avercela sempre in tasca come la patente, no? Perché è sempre devi sempre fare una tripla attenzione a quello che dici, perché è una cosa che noi ci diciamo qua in un contesto con loro, e chi è qua capisce, ride, eccetera, eccetera, quel pezzettino lì
estrapolato ti fa scoppiare un merdone. No, lì in Rai, devo dire, allora, sui grossi argomenti c'è molta tranquillità. Sono stati parecchio allerta, ma come è giusto che sia, nel periodo sanremese, perché Sanremo si porta sempre dietro un sacco di polemiche, quindi poi quelle polemiche lì vanno gestite, insomma, sono materiale esplosivo, se vogliamo. Però per il resto grandissima, grandissima tranquillità. C'è una cosa che racconto nello spettacolo a teatro, che sì, non puoi dire tante parolacce, quindi non puoi dire cazzo e Nike, fondamentalmente. Cioè, se tu nomini un brand, vanno fuori di testa. Se tu hai una maglietta con un brand, la Rai è quel posto dove tu entri, ti sembra di essere normale e vieni immediatamente pecettato in ogni centimetro del tuo corpo, perché vogliono essere sicuri che vengano coperti tutti i brand, non so neanche bene perché. Con le magliette dei fascisti invece ogni tanto l'occhio gli scappa, si scappa via, però con la Nike non te ne fanno passare una. Ma che poi pare in realtà non facciano niente. C'era Giorgio Gardducci che, sì, nel libro Raja Lappas dice che gli hanno fatto questo stesso problema e lui appena arrivato ha detto tutti i nomi, Coca-Cola, Nike, tutte cose, e non è successo niente. Forse li devi dire tutti, quindi se dici Nike, sì, tipo Nike, Adidas, Puma, Reebok, Umbro, e vai tutti quanti. È una sorta di par condicio. È così, sì, a posto, quindi devi dire solo un brand che ha pochi, sì, brand vicino, se no non fai. Però sono molto attenti a quella cosa. Io penso sempre che, siccome poi l'Italia è il paese dello scaricabarile, siccome questa cosa viene fatta fare al reparto costumi, che nella scala gerarchica non è sicuramente seduta negli uffici più alti, se dovesse succedere qualcosa ci rimettono loro, e quindi dice vabbè, lo faccio per voi. I pedoni, sì, esatto, che vengono. Cioè, la Rai è anche, giustamente, una struttura gerarchica. Ma quindi c'è, cioè, dal passaggio tra Sky e Rai, cioè, quali sono state le differenze che hai notato nell'approccio di lavoro? Allora, da questo punto di vista di cui abbiamo parlato, non molte, perché comunque anche Sky c'aveva le sue cose che su questa facciamo attenzione, questa detta così, proviamo a dirla cos'ha. Cioè, il mondo della comunicazione funziona un po' tutto così, ma anche Radio DJ, cioè ogni posto che ti offre un microfono e poi le conseguenze eventualmente le devono pagare loro, ti dà due linee guida, ma è giusto, credo che sia anche giusto così. La differenza principale è un po' quella di possibilità di spendere i soldi, non di soldi, perché comunque la Rai ne ha tantissimi, no? Però essendo soldi pubblici, giustamente non può permettersi che qualcuno gli dica li stai buttando via. E questo poi in che cosa si trasforma? In un sacco di idee per cui ti serve, mettiamo un bicchiere con della birra e magari arriva il bicchiere di plastica invece di quello di vetro, no? Perché dicono, alla fine tu hai chiesto un bicchiere, io ti ho dato un bicchiere. E quella cosa lì, io ovviamente quando stai per fare il tuo lavoro ti girano i coglioni, però poi ci pensi e dici, sì, ci sta però, perché sono soldi pubblici, sono soldi della gente. Io mi sento tanto figo a fare una gag con il bicchiere di vetro, ma magari qualcuno a casa dice, con i miei soldi ti fai bastare quello di plastica. E tu dici, va bene, allora effettivamente ci avete ragione. Però insomma, a parte, ecco, la possibilità di spendere i soldi. Sky sono soldi di Sky, ci puoi fare quello che vuoi. E certo, se li convinci a farteli spendere, li puoi spendere. E via, è giusto, vero, non l'avevo mai pensata da questo punto di vista. Senti, ma invece l'idea di fare un late show all'americana, quando ti è venuta proprio voglia di farlo? Perché tu sei un figlio degli anni, tu sei dell'80, sì, quindi tu c'hai un po' la fascinazione dell'America, cioè mi ricordo quando ti vedevo su MTV che comunque andavi, parlavi dell'America. Come ti è venuta questa cosa dell'America, questa cosa di voler in questo caso emulare i programmi americani? E ti volevo chiedere se poi invece crescendo e andando in America e visitando l'America, se in alcune cose l'America ti ha deluso. Allora sì, la fascinazione dell'America, sì, il periodo di MTV era una costante ricerca della possibilità di ingannarli per far sì che ti mandassero a spese loro in America. Era, sai, ogni mattina un leone si sveglia e sa che ogni mattina Alessandro si sveglia e sa che dovrà andare da Campo dell'Orto a cercare di convincerlo, che ai tempi era il capo, a cercare di convincerlo con un'idea futile, tipo Lazarus, io e il Nongio andiamo in giro per l'America, andiamo sulle tombe dei morti. Prego, questi sono i biglietti. Perché era un periodo in cui funzionava così, tanto che poi MTV infatti è fallita, credo anche per quel programma. A causa di
Siete stati voi di questa manica larga. La Rai per questo dai bicchieri di plastica, perché è vero, la Rai invece cosa. Perché va avanti? Perché vedi, dice no, bevi qua. Se noi ci avrebbero mandato, la Rai ci avrebbe mandato a fare un giro per la provincia dei cimiteri italiani. Sì, cimiteri italiani, vai, questi sono cimiteri sotto, è uguale, quindi andate lì. E un po' il late night come mondo mi è sempre piaciuto. Mi facevano gli sbattimenti quando Rai Play, no, non era Rai Play, come si chiamava la Rai, quella che faceva vedere i programmi americani sul satellite, Rai Sat forse? No, non c'era ancora, era ancora prima di Rai 5, era ancora Rai Sat. Può darsi. Diciamo Rai Sat. Forse Rai Sat. Faceva vedere David Letterman sottotitolato, quindi insomma mi ero appassionato a questo genere. E poi però la fissa, che più o meno ce l'ho avuta da quando ho iniziato a lavorare, ce l'ho avuta il giorno in cui ho annusato Beyoncé. Ah. Era venuta ospite a TRL, ecco, TRL era un'altra figata dove ogni giorno, siccome era un brand americano, gli ospiti che venivano dall'America lo riconoscevano, quindi per loro era più figo venire a TRL che magari ad andare in un programma di Canale 5 o della Rai, no? E quindi viene Beyoncé a presentare il suo profumo e iniziamo un po' a cazzeggiare l'annuso, cose per cui adesso probabilmente mi avrebbero accusato di qualunque crimine. Però lei era stata alla mano, no? E quindi questa disponibilità sua e in genere degli ospiti americani al cazzeggio lì mi ha proprio fatto dire ce la dobbiamo fare anche qua, cioè bisogna trovare il modo per convincerli a venire qua e divertirsi, tanto che la prima stagione di EPCC, che era un programma che non esisteva prima, quindi non conosceva ovviamente nessuno, in più l'Italia non è che ce l'ha nella tradizione il late night, l'ho proprio fatto con la rubrica del telefono, cioè chiamavo quelli che erano proprio miei amici con cui mi potevo spendere io personalmente, gli dicevo ragazzi venite facciamo sta roba qua un po' così, fidatevi, ci divertiamo, così. Alcuni mi hanno detto sì. Posso chiedere di che odorava Beyoncé? Del profumo che stava sponsorizzando, come vabbè. Se voi oggi odoraste di VPN. Ah, certo. Era venuta per promuovere quel profumo lì e quindi odorava di quel profumo. O de VPN. O de VPN. Tra l'altro credo che noi prendiamo la stessa cifra che Beyoncé prendeva per il profumo. Certo, sicuramente. Il bonifico a fine mese deve essere analogo, secondo i miei calcoli. Ma all'epoca com'era, cioè, fare TRL? Cioè, ti sentivi un po' il re del mondo, oppure dici no, stavo cazzeggiando e basta? Sì, no, era un'arma pericolosissima per l'ego di un ventenne come ero ai tempi. Per mia fortuna venivo dall'esperienza Viva Rete A, dove invece se aprivi la bocca ti davano gli schiaffi. Cioè Rete A era un mondo dove le luci venivano sistemate da un signore cocainomane con un bastone gigante, e quindi io ero lì, ovviamente non mi permettevo di dire niente, mi mettevo dove mi dicevano di essere. Se qualcuno, guardando dal monitor, il regista così, si azzardava a dire ma le luci non sono tanto giuste, questo entrava smadonnando, bam, se va la pignatta, no? E adesso vanno bene, e se ne andava, boh, basta, fine. Quindi quell'esperienza lì mi ha aiutato poi a stare coi piedi per terra anche a MTV. Però era difficile, perché TRL, soprattutto quando abbiamo iniziato a farlo nelle piazze in giro per l'Italia, quindi uscendo un po' dal terrazzo di Piazza del Duomo, veniva un sacco di gente, veniva gente che era proprio nell'età del fanatismo più estremo, erano fan, a un certo punto erano fan anche dei redattori, cioè quando tu andavi a Bari, stavi lì 15 giorni, tutta la crew diventava familiare e la gente chiedeva gli autografi ai redattori, Per cui quando finivi la puntata e ti dovevano portare via come i Beatles, ficcandoti la testa dentro la macchina e sgommando, investendo anche delle ragazzine davanti, che chi non si spostava veniva travolto. Ecco, quella. No. Ogni tanto. Certo. Quella roba lì era. Sì, era figa. Per quell'età lì era figa. Anche perché per noi che lo guardavamo, MTV era tutto. È stato veramente una cosa unica, cioè era veramente la cosa culturale sulla televisione più importante. E quando facevi MTV pensavi è fatta, cioè ti immaginavi che la televisione poi avrebbe fatto questo percorso al di là di MTV, o pensavi da qui in poi skyrocketing? Ti ringrazio per la domanda, perché mi ricordo nitidamente, non ci avevo mai pensato fino ad ora che tu me l'hai chiesto, c'è stato un momento, non mi ricordo l'anno preciso, però mi ricordo che era in quel periodo lì di MTV, dove dentro di me dicevo, ma a questo punto
rimarrò in questo lavoro, cioè se anche mi licenziano comunque ormai riuscirò a rificcarmi da qualche altra parte comunque rimanendo qua nel mood. Quindi sì, forse pensavo, cioè con MTV dicevi vabbè dai ormai faccio la televisione, poi guardavi la televisione e dicevi madonna sì se c'è quello lì non ci posso stare, cioè dicevi sì farò parte di questo mondo qua, no? E quindi la prima consapevolezza è stata sì a MTV. E poi MTV chiusa di colpo. Proprio forse era il giorno dopo che ho fatto questa riflessione. Forse è stato il tuo pensiero. Ho detto, ah, potrebbe essere il mio lavoro per sempre. Bram. No, in realtà il motivo per cui questa è un po' una leggenda metropolitana, non è probabilmente vero, ma a noi piace raccontarla così. L'altra grande figata di MTV è che ti davano e davano, elargivano con una con una superficialità interessante blocchetti di buoni taxi. Bellissimo. MTV aveva un accordo con la società di taxi di Milano, una delle due, forse il 40-40, che gli forniva questi ticket taxi e MTV gli elargiva i suoi talent, senza sapere che alcuni talent erano delle persone per bene, altri talent un po' meno, quindi io li distribuivo ai miei amici, cioè ci sono stati degli anni dove chiunque fosse su un taxi a Milano era pagato da me, cioè in realtà da MTV, con i miei buoni taxi. E si racconta nella leggenda metropolitana che il vero motivo per cui MTV ha chiuso non è stato l'avvento di internet, non è stato, ma i buoni taxi del 40-40. I buoni taxi del 40-40 che andavano via proprio merce di scambio. Sì, perché poi facevi il brillante, no? Uscivi la sera, incontravi una ragazza, ehi tieni, vai pure a casa con questo. Ehi no, è buio, a quest'ora è pericoloso. Perché non prendi questo? Perché non prendi così? E quindi sembra tutta Milano girava in taxi. Uno spacciatore di taxi. Cioè, la prima dose è gratis. Esatto. Il professor Oak dei Pokémon. È pericoloso andare da sola. Prendi questo. Te. È un taxi. Speravo qualcosa di meglio. Vai. Beh, senti, chiude MTV e tu pensi, Cribbio? Oppure pensi, dai, no, ci sto, ce la faccio? No, penso Cribbio, tanto che ho fatto. Avevo tempo libero. Avevo tempo libero e ho scritto un libro per occupare questo tempo libero, mosso dal sacro fuoco dell'arte. No, avevo del tempo libero, ho scritto un libro che mi ha fatto capire che è meglio che non ne scriva più. E poi però in realtà poi poco dopo sono arrivate altre occasioni, altre cose, quindi mi sono rimesso in carreggiata abbastanza velocemente. Ecco, non sono mai rimasto per adesso disoccupato troppo a lungo. Ma tu hai fatto anche un programma per bambini, se non ricordo, o era prima questo? Era nel mentre, però forse no, era prima di MTV, era nel mentre con Viva Rete A. Inizio c'era stato affidato un manager d'ufficio, come gli avvocati per i delinquenti che non valevano niente, no? Quindi anche noi, gruppo di ragazzi che avevano iniziato a fare il programma a Viva, ci avevano dato un manager d'ufficio. Dopo un paio di settimane però un ragazzo che lavorava lì diceva: guarda, mi hanno chiesto informazioni su di te, questo agente, che era un agente importante, che lavorava principalmente con giovani. Faceva ridere perché sembravamo i fratelli Dalton, prendeva tutte persone abbastanza uguali, c'eravamo nella stessa agenzia, c'eravamo io, Maccarini, Bossari, Alvin, sembrava 50 sfumature di biondo, no? Andavamo in scala, però era molto bravo, ne parlo al passato perché adesso purtroppo è mancato. Era molto bravo ed era diventato proprio un po' il mio papà lontano da casa. E quindi stava cercando di farmi conoscere anche a Mediaset, perché poi Viva era veramente un contesto minuscolo. Un giorno abbiamo fatto lo 0%. Cioè, che vuol dire? Non l'ha visto neanche. L'unica su cui io ho sempre potuto contare, e adesso che ho messo gli ultimi colpi perché ha 92 anni, è mia nonna. Qualunque cosa io faccia, lei la guarda sempre. Guarda anche le pubblicità della Vodafone. E le prende, ah ti ho visto ieri, dicevo sì, non è la stessa dell'altro giorno, perché è una pubblicità, lei guarda proprio tutto, si preoccupa se non faccio qualcosa, eccetera. Quindi quel giorno lì probabilmente neanche lei aveva visto. E quindi stava cercando di farmi conoscere a Mediaset e mi propone per questo programma per bambini, che era la storia di un drago di Komodo di gomma piuma, Ellen Hidding, che aveva un rapporto che non ho mai capito col drago di Komodo perché vivevano insieme. Ah, quindi era una cosa interracial. Interspecies. 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 Ok.
Lei viveva con questo drago di Komodo un po' pirla e io ero il cugino venuto dallo spazio. Quindi passavo... Aspetta, il cugino di chi? Del drago di Komodo. Del drago? Del drago, ah, di Komodo. Ok, certo. Che probabilmente non era la prima interspecies, certo, che aveva avuto nella sua vita. In famiglia era già il frutto di un altro, sì, sì, di un altro interspecies. E passavo le mie giornate all'interno di questo programma dentro una cornice LED, dove intervenivo io con uno sfondo psichedelico. Per rendere il fatto che venissi dallo spazio, mi avevano e avevo, mi ricordo, una maglietta attillata a lupetto nera, un giubbotto fatto a mano dai costumisti di plastica dura che dava l'idea dello spazio, credo probabilmente, e degli occhiali da saldatore in testa. E dovevo parlare con questo draghetto, fare dei giochi per bambini, e io volevo morire dentro perché tutto il mio mondo erano i miei amici di Tortona. Quindi pensare che i miei amici di Tortona, con i quali io avevo uno status... Quello della televisione. Quello dei taxi. No, a Tortona, alla televisione, non ne fregava un cazzo a nessuno. Io avevo lo status di quello di Tortona, no? Quindi andavamo in giro in cumpa. E poi la domenica mi vedevano fare il cugino di un drago di gomma piuma e parlare seriamente con un drago di gomma piuma. Quindi io ero terrorizzato che i miei amici lo vedessero. Però per fortuna andava in onda la domenica mattina, quindi i miei amici si dovevano ancora svegliare dalla serata precedente. E quel programma, quando lo chiusero, perché in realtà poi a livello personale lavoravo con persone molto fighe. Io drago di Komodo squisito, no, un biscotto. No, io ero terrorizzato che a Mediaset, sai, sei piccolino, dici ma saranno tutti, no, invece erano persone carinissime. Il programma però mi faceva schifo, e quando lo chiusero si sentì solo la mia voce urlare sì, tutti gli altri tristi. E ma hai incontrato dei bambini che ti hanno detto noi siamo cresciuti sì, con te? Un sacco. Faccio sempre finta di non sentire. Quando me lo dicono, io ti vedevo sempre a zig. No, quello era Bossari, quello, no. Quello era un altro. Senti, com'è il giorno in studio il giorno dopo che si è fatto lo 0%? Ma allora, là ce ne fregava il giusto a tutti, cioè perché era una dimensione talmente piccola che insomma ce l'avevano comunicato, neanche te lo dicevano quanto avevi fatto il giorno prima. Quel giorno ce l'avevano comunicato perché facevo obiettivamente ridere e quindi ci avevano convocato, oh, ragazzi avete fatto lo 0%. In TV a Sky la vivi tutto sommato bene, perché comunque non importa, c'è una cosa che si chiama talkability di un programma, no? E a Sky interessa anche tanto questo. È un po' come ci dicevamo prima, fare un bel podcast qui fa sì che poi le persone che vengono questa sera ne parlano con gli amici e verranno a vedere i tuoi spettacoli, eccetera, eccetera. Quindi fare un bel programma come era e PCC, di cui tutti parlavano bene, per Sky era un biglietto da visita bello per avere nuovi abbonati, no? Quindi poi lì l'ascolto non era particolarmente importante. In Rai no, è un'altra cosa, e quindi per quanto io abbia sempre cercato di non farmi entrare in testa questa roba degli ascolti, un po' la mattina quando sono le 9, gli ascolti arrivano tutte le mattine alle 10 puntuali, che è una roba inumana, cioè non dovrebbero fare questa cosa alle persone, però alle 10 arrivano gli ascolti e sai che ti arriverà il messaggio del direttore che ti dice quanto hai fatto, bene, male, merda, figata, eccetera, eccetera. E quindi quando sono le 9.50 inevitabilmente, anche se non vorresti, dice, non ho ancora 10 minuti per capire come sarà la mia giornata di oggi. Perché poi, ecco, l'altra cosa buona è che ogni giorno ce n'è un'altra, e quindi un po' come quello che dicono nel calcio, no? La partita è sempre quella dopo, quindi per quanto sia andata male, domani ce n'è un'altra che magari va bene, e per quanto sia andata bene, non c'è tanto tempo da festeggiare perché magari domani fai lo zero. Questo zero che aleggia. Che aleggia. Senti, allora tu sono 20 anni, più di 20 anni che fai questo lavoro, hai fatto la gavetta a vari livelli, però in Italia, per come è questo paese, tu sei considerato, cioè adesso sei uno dei conduttori italiani di punta, cioè nel senso sei considerato ancora un giovane conduttore. Questa cosa ti dà fastidio? No. Ah, ok, scusa. No, no. Ti chiedo scusa, mi sembrava una domanda brillante. E invece non lo è. No, comunque dai, essere giovani, cioè, no, se riesci a ingannarli ancora. Che magari sembra che c'è, cioè, ancora molta strada da fare, quando in realtà poi se c'hai 20 anni di esperienza, che è molta di più di altri.
Non so se dia, sì, però. Ma io credo che questa cosa dia più fastidio, cioè dia più fastidio, faccia più venire il dubbio che mi dia fastidio magari a chi la vede dall'esterno. Perché appunto di solito quando ti considerano giovane vuol dire che ti danno poco credito, poca fiducia, ti pagano meno, invece mi pagano un sacco. Oh. Allora, let's quindi... go! E allora? No, no, quindi tutto bene, nel senso, cioè io la prendo in senso positivo quando mi dicono sei giovane... Bene, vuol dire che non ho ancora stufato, regge. E quando iniziano a dire basta Alessandro, facciamo nuove leve, lì devi inventarti qualcosa di nuovo. No, perché non ci sembra che non ci sia stato proprio un ricambio dal punto di vista dei conduttori in televisione. Cioè, no, questo no, ma secondo me è perché non c'è tanto ricambio dal punto di vista dei programmi. Perché poi finché i programmi sono quelli lì, cioè un palinsesto di una TV... si basa su i telegiornali, i quiz e il programma in prima serata. E, finché non si sperimentano nuovi tipi di programma è difficile inserire nuovi conduttori. Io credo che la mia nicchia me la sono trovata perché ho proposto un nuovo tipo di programma. Perché sennò nei quiz... Perché dovresti cambiare? Perché quelli che ci sono bravi, cioè fare un quiz meglio di Gerry Scotti è difficile, fare un quiz meglio di Amadeus è difficile, cioè non credo che quelli nuovi siano migliori di quelli che ci sono, quindi non c'è tanta necessità di trovare, bisognerebbe provare nuovi programmi e allora lì magari si creerebbero spazi per nuovi conduttori, magari, che ne so, cioè dare la forma podcast, trovi uno spazio nel palinsesto per cui si fa un programma magari la sera tardi, così, e quindi... non lo farebbe Gerry Scotti, lo fareste voi e viene fuori magari un ricambio. E avendolo fatto, essendo tu riuscito a ritagliare lo spazio per un nuovo programma, quanto è difficile farlo? Tanto, perché ci vuole un tempo infinito. Infatti io mi sono ritagliato la mia nicchia, non faccio ancora una cosa popolare, cioè c'è ancora una fetta gigante di pubblico che non sa neanche cosa faccio e non lo sa, quindi è... Serve tanto, ne servirebbero anche di più, cioè sarebbe bello se ne uscissero un po' di più. Allora, quando io ho iniziato, la seconda serata proprio non esisteva, ma proprio non esisteva da nessuna parte. In realtà adesso, visto che dopo qualcosina in seconda serata hanno iniziato a mettere, ci si sta lavorando, quindi insomma, bene, però sì, è lunga. Ma tu punti cioè, a fare la cosa diciamo più mainstream, quindi prima serata così, oppure ad avere... per dire la seconda serata tipo Late Show, cioè pensi che quello sia il format ideale per te e vorresti diventare appunto il Letterman, per dire, italiano? Sì, no, la seconda. Io non sono mai stato uno che voleva andare in televisione giusto per esserci, cioè tra andare in televisione e fare una roba che mi vergogno, tipo Ziggy, cioè io Ziggy ancora me lo ricordo adesso, perché ero in TV a fare una cosa di cui mi vergognavo, o comunque che non sentivo mia, è come andare in giro vestito con dei vestiti che tu pensi che siano da coglione. Che poi magari non lo sono, però non ti fanno sentire a tuo agio, quindi pensi che tutti abbiano una brutta opinione. Quindi sicuramente la mia strada è, spero che sia questa, e poi ogni tanto mi piace fare gli eventoni, X Factor era divertente, l'Eurovision è divertente, no? Cioè, quegli eventi che li fai durano un tot all'anno, li fai, ti diverti, cerchi di metterci un po' quello che hai, però sì, ecco, la quotidianità è quell'altra. Ma infatti ti volevo chiedere sull'Eurovision, come, perché allora l'Eurovision in Europa è l'evento più importante televisivo di intrattenimento, ma presentarlo live com'è? Poi è divertente o è un carrozzone mortale, faticosissimo da tenere su? No, è divertente, la difficoltà soprattutto per un paese come il nostro è che va fatto in inglese, che non è la nostra lingua, per quanto e soprattutto lo stai facendo davanti a gente che invece lo parla. No, non è parlare in inglese durante X Factor con un ospite, tanto a casa ci sono i miei genitori. Infatti la gente dice, ah, tu parli bene in inglese, per l'Italia, cioè per questo livello che c'è qua, sì, però se no è difficile, quindi ho dovuto studiare per la prima volta nella mia vita a lavoro, cioè quindi mi sono dovuto applicare, eccetera, eccetera. Ma poi per il resto è divertente, perché comunque non sei tu il centro di quella cosa lì, no? Tu sei un... parte in un ingranaggio gigante, te lo fai andare bene. La cosa che la gente non sa è che Eurovision sono tre puntate, sono tre serate, metti lunedì, martedì no, mercoledì, giovedì no, venerdì. I giorni non sono questi, ma comunque c'è un giorno sì, un giorno no per tre puntate. E noi dovevamo fare la stessa puntata quattro volte per ogni puntata,
Per esempio, la puntata del lunedì, cioè, c'è la prima puntata lunedì sera, tu la fai domenica mattina, domenica sera, lunedì mattina e lunedì sera quella che va in onda. Quella del giorno prima, vestito completamente con tutte le esibizioni, tutti i cantanti, i ballerini, tutti vestiti come se fosse, e con tutto il palazzetto pieno. Quindi, ma le prime due durano due ore e un quarto, quindi comunque la fai quattro volte, ci sta. L'ultima puntata dura 4 ore e mezza. Quindi tu hai dovuto fare per 4 volte in 2 giorni, 4 puntate, da 4 ore e mezza arrivi alla fine che sei da buttare nel sacco. Ma scusa, ma questo perché? È l'inferno in terra. Questo è tremendo. Allora, da un lato fa sì che poi le cose vengano. Eh sì, anche perché. Perché se no c'è un problema proprio nel cervello di ognuno di noi. Fa sì che alla fine le cose vengano. Loro registrano quella della sera prima dove siamo completamente vestiti bene. Di modo che se in qualunque paese nel mondo si dovesse sganciare il satellite, loro mandano quella della sera prima, hanno la copertura. Se la diretta si dovesse sganciare, loro la coprono con la diretta della sera prima. E le altre sono prove per arrivare preparati. Cioè, ma quindi la sera prima è la puntata come va in onda, cioè è proprio una puntata... Tutte e quattro sono la puntata come va in onda. Con la gente che canta? Con la gente che canta, col pubblico dentro, cioè il palazzetto era sempre pieno per tutte le prove. E il pubblico tutte le volte pensando, quindi... tanto non andrete in onda, nessuno di voi andrà in onda, solo quelli di domani. Ma è un incubo vero, cioè. Quindi i cantanti già, cioè, quando arrivi a registrare per la quarta volta già sai se hai vinto o se hai perso? No, rimangono fuori le votazioni. Le votazioni rimangono fuori. Una follia, cioè. sennò è teatro. Adesso piangi 16 ore. Oppure se vinci, non me lo sarei mai aspettato. Diventa impossibile. No, le votazioni sono ovviamente escluse, sì. Vabbè, quindi è divertente. Stefano, ti ricordi che avevi... No. Era proprio solo per lui. Cosa? La domanda. Un regalo? La domanda quale? Quella... Quale? Dai, dimmi quale. Ti ricordi, c'è una tua domanda, però era su un'altra cosa. Ma adesso dobbiamo farla? No, allora dopo fai quell'altra. No, se l'aveste provata 4 volte, infatti, questo momento l'abbiamo provata, no? Era così che doveva andare. sì. No, andiamo, ti volevo chiedere, tu quindi pensi che torno su Ziggy? Sì. Cioè, tu pensi che quella sia il punto più basso della tua carriera o c'è qualcosa di ancora più in basso? Parte ora, esclusi i presenti. Cacchio, momento più basso. No, per quanto riguarda me, quello è stato il momento più basso della mia carriera. Più dello 0% del... Sì. Perché 0%, io pregavo di fare lo 0% con Ziggy. Sarebbe stata una... E invece no, perché non lo vedeva... No, invece Ziggy andava anche molto bene. Cioè, E tua nonna che diceva di Ziggy? Di Ziggy? Sì. Non capiva anche lei com'era organizzare la famiglia. Certo. Sì, poi donna di un'altra epoca. Certo. Oggi la troverebbe più... Sì. Infatti forse Ziggy era troppo in anticipo sui tempi. Ma infatti era avanti. Sì. Era avanti, forse adesso delle repliche di Ziggy fanno il 24, dice, incredibile. Nello specifico però, se vuoi, il punto più basso della mia avventura a Ziggy è stato la sigla di Ziggy, dove dovevamo ballare su un rap di Ziggy. Fatto da lui. Fatto da Ziggy. E chi era? Allora, chi era? Il livello del rap di Ziggy era, ve la ricordate la pubblicità della 1 Rap? Oddio, qual è? No. Allora, perché ovviamente in Italia quando prendi cose che non sono nella tua cultura le scimmiotti un po', no? Inizio anni 90, fine anni 80, l'hip hop stava diventando un po' un movimento, quindi i brand che volevano stare al passo si adeguavano, e la pubblicità della 1 Rap era la pubblicità della 1, tratto bianca, quella poi la 1 bianca, con un signore davanti vestito come Flavor Flava dei Public Enemy, sì. Quindi sveglia al collo, cappellino al contrario, eccetera, che faceva così e faceva uno rap per tutta la durata. Ah, questo era il rap, queste le questo barre rap, che hanno uno elaborato. Rap, uno rap, così. E Ziggy faceva una cosa più o meno simile a questa. E chi l'ha scritte le barre di Ziggy? Spero da solo. spero lui da solo. Nella lingua dei ramarri spaziali. Dinosauro. Ma tu poi hai fatto anche un gruppo... Rap. Ah no, questo è il periodo, è il punto più basso della mia carriera. Vedi, c'era qualcosa. Hai fatto un gruppo. Ma è perché io provavo a fare tutto quello che mi piaceva. Cioè la mia regola di vita è: se una cosa ti piace,
prova a farla. E non ultimo lo spettacolo a teatro, no? Segue sempre quella filosofia di vita lì. Tanto poi non muore nessuno, cioè l'importante, ecco, è capire quali sono le cose che ti vengono bene, quali quelle in cui fai cagare, e quello era uno di quei casi, i libri anche. Sì, insomma, però io ci provo, cioè se una roba mi piace provo a farla, provo a vedere se è una cosa che posso fare anch'io. E senti, tu adesso sei conduttore televisivo da 20 anni e adesso sei arrivato nella posizione della carriera in cui nel punto della carriera in cui sei arrivato. La televisione, si dice sempre, ormai da tanti anni la televisione sta morendo, ma la televisione non muore mai, perché non fa i numeri di 20 anni fa, però è ancora la televisione. Tu ti vedi sempre conduttore televisivo, cioè tu pensi, io sono un conduttore televisivo, voglio fare questo, tra 15 anni voglio fare il conduttore televisivo e sarà la televisione il contenitore? Oppure no, a me piacerebbe poter fare quello che sto facendo, dove vada in onda poi mi interessa relativamente, ma anche adesso noi andiamo in onda su Rai 2 la sera, è tardi, la mia speranza è che diventi un appuntamento per chi finisce la giornata prima di andare a dormire, dice ma vediamo da Cattel anche cosa stanno facendo, ci passi sopra, ti fai due risate, eccetera eccetera. Però è un orario complicato, facciamo dei buoni numeri, ma tutto sommato piccoli. Le stesse cose, noi quando scriviamo le puntate cerchiamo di ragionare spillolando i momenti, no? Già nella nostra testa, cioè cerchiamo di capire già quali poi possono essere spillolati e mandati in giro. E poi ti fanno 3-4 milioni la mattina dopo su Instagram, adesso abbiamo aperto anche TikTok, insomma, il contenitore a me interessa relativamente. Mi piacerebbe continuare a fare quello che mi piace, quello sì. E al di là di te, però, come la vedi la televisione? La TV, cioè, in generale? No, io sono d'accordo con te, secondo me non muore la TV, si può trasformare, insomma, però quella cosa lì di quel bello schermo, cioè la famiglia dei Simpson che torna a casa e comunque si siedono lì, quella roba lì rimane, è un po' un totem. Poi magari adesso il padre guarda la TV, la figlia al telefono, la moglie l'iPad, eccetera eccetera, però è un pezzo di casa che secondo me continuerà a esserci. Stacco. Da domani finita. No, tutti finisce. A casa finiti tutti i programmi, solo repliche di Ziggy. Sì, esatto. ma tu usi TikTok? Non esattamente, lo uso adesso che ho delle cose da metterci, cioè i pezzi del programma. L'ho aperto per curiosità, come tutto. Io ho aperto Twitch per vedere cosa succede, ho aperto TikTok, cioè perché secondo me è giusto, uno deve fare questo lavoro, un po' come fare dei corsi di aggiornamento per tutti gli altri lavori. L'ho aperto, non so proprio usarlo, voi lo sapete usare bene? Ma guarda, cioè io faccio proprio fatica a mettere a sync le canzoni con i sottotitoli, quella roba lì mi rompe i coglioni e non no, lo quello, faccio. Quello no, ah. Noi ci mettiamo un po' pure noi clip, penso, di cose, di cose nostre. Sì. A me più che altro io ho difficoltà a usarlo come, cioè a fruirne. Cioè sto capendo adesso che se tu scegli di seguire alcune cose poi ti capitano solamente quelle e si personalizza. Credo sia l'algoritmo più raffinato che ci sia, sì, attualmente nel mondo. Io se tu vogliamo vedere cosa esce, infatti, nel tuo e nel mio? Vai, volevo arrivare a questo. Sono felicissimo di averti installato l'app un anno fa e... Allora me ne vado da qua. Vai, facciamo una previsione, aspetta prima di aprire. Ah ok, che io qua... Cosa pensi che possa uscire? Dico, allora, secondo me entro i primi... Un po' di calcio forse a te riesce anche? Non tantissimo. Entro i primi 10 video sono pronto a scommettere una birra che uscirà qualcuno che si fa schiacciare i brufoli. Ah, perché l'hai bellissimo visto? Bellissimo contenuto. Perché l'hai visto? Lo vedo oppure... in continuazione. L'ho visto per sbaglio la prima volta, poi è ipnotico e l'algoritmo veramente, se tu indugi su una cosa per mezzo secondo più del dovuto, dice, ah ho capito cosa vuoi. Tu vuoi pus che esce dalla faccia però di tu, gente messa malissimo. E tu poi li vedi quando ti capita? Quando capitano poi sì, quindi c'ha azzeccato. Perché a me, guarda, a me a volte mi capita, però io il mio TikTok c'ha, per qualche ragione, che non so, io c'ho solo, fregne,
e gente che fa che parla in giapponese, quindi ho queste due cose e poi a volte sovrapposte queste due cose. Esatto. E poi una volta avevo messo ho seguito tre persone, una di queste è uno che fa dei tipo dei cubi con delle parti umane, tipo un giapponese che fa che un cubo con un occhio, per dire, che ti guarda. Fai queste cose. Il dottor Mengele, cioè, sì. Un cubo un a cubo, forma di occhio. Tu immagina un cubo con un occhio che ti guarda. Umano, cioè, quindi come se fosse della pelle finta. Beh, spero. Finta. È un giapponese. Diciamolo per gli amici da casa. Certo. Finta. E io penso che abbia pensato che questo è l'equivalente di uno che schiaccia i brufoli. Sì. Quindi io immagino c'ho una serie di fregne. Pus. E quindi magari sto lì, vedi che bello, e poi mi trovo davanti a sta cosa e chiudo TikTok. Che smorza un po' l'entusiasmo. Sì, no, sì. Allora io ti dico, adesso lo guardo, brufoli schiacciati, mi piacciono tantissimo i signori indiani che stanno in un cortile di terra battuta, cioè in una spianata di terra battuta, tirano fuori una paletta, sì, e iniziano a scavare per terra e nel giro di 3 minuti hanno la mansion di Playboy. Ah sì sì, loro con la fenomenali. Piscina, le cascate, il camino, le cose, cioè, scavando nella terra, quello mi piace molto. E poi ultimamente vedo tanto un signore che non si fa vedere in faccia, che è proprio il maschio alfa, l'uomo super figo, che sta in montagna, nei boschi, con un tagliere e si cucina la carne. Ce l'avete presente? Sì, sì, sì. Tutto io un po'. Sì. Ogni tanto, proprio, senza neanche guardare, no, a questa accetta così, che fa il fuoco dentro il tocco di legno tagliato. Spesso, sì, quella roba. Io non l'ho mai visto. Vedi questo? Vediamo. Madonna, vediamo. Curiosissimo. Allora, qui c'è uno dei Pampers. Ok, questo non so chi sia mai visto. Calcio. Siamo a 4. Louis C.K. Questo è il quarto. Questo è il quarto. Eccolo! Ma il quinto, oh, Madonna santa! Che schifo! Ma che punto nero! No, guarda. Aspetta, A me fa veramente schifo. Ecco, muore. No. E adesso stiamo qua, finché non esce. Nessuno si muova. Tra l'altro nell'orecchio qua è un punto che secondo me fa anche un male cane. Madonna mia, che schifo. Sta uscendo. Se lo sta autolevando però. Questa categoria qua, sì, sono una merda, perché sono dei teaser tremendi, perché poi magari, capito, tu lo guardi tutto e non lo fai, devi vedere la parte 2 e dici adesso dove la trovo la parte 2? O quelli che dicono parte 2 nei commenti, ti prego per favore, voglio solo vedere il pus. Non ho 16 anni, non so usare queste cose, fatemi vedere del... È uscito. Sì, questa c'ha. Ora c'è solo bel video missile così, che le esce. Sì. Madonna, che schifo. Sai che però ce l'ha vicino all'orecchino, e vicino all'orecchino non sta neanche male, potrebbe tenerlo. Lo tiene là, che mezzo dentro, mezzo fuori, sì, fai una cosa mia. È un ninnolo. Sì, è un ninnolo. Uno che suona il piano, altro pus. Mamma mia, però allora dici la verità, cioè tu guardi parecchio. Sgarbi che se la prende con Fedez. Sì, salutiamo entrambi. Che è l'equivalente di un. E un tizio. Ok. E un tizio che rappa, credo, non c'è l'audio. Beh, comunque complimenti, cioè, devo dire, bella lettura. Bella lettura. Adesso se ci hai spiegato un po', vediamo cosa aspettarci. No, aspetta che c'è un modalità aereo, però così, giustamente non viene niente. Ma devo aspettare che si... Dai, questo 4G. Vediamo. Allora. Vuoi mettere il volume, sei sicuro? C'è giapponesi che cantano canzoni, sigla giapponese. C'è uno che si dà fuoco a una miccia. Ah no, aspetta, allora. Aspetta. È uno che mette da fuoco a una miccia e scappa. Sì, però quando scappa lascia lì l'accendino e si porta via la miccia. Quindi sta per esplodere. Allora sì, e poi c'è Dio Yam, c'è la cosa di grande. Giapponeserie. Altro giapponese, pubblicità. Un podcast giapponese. Street level giapponese, vabbè. Ah, barbero, vedi, persona di cultura. E... niente, giapponese. Ci avevi promesso. Giapponese, fregna poca, ma fregna Giappone zero. Giappone tantissimo. Cioè, hai voluto flexare che c'è tutte fregne zero. Aspetta. Cioè, su TikTok è quasi impossibile. C'è Maria De Filippi al funerale, forse. Vabbè, questo. Sì, è diventato virale quello che ha chiesto il selfie. Sì, un pelo di cattivo gusto. Stand up comedian asiatica, quindi barbero.
Sei inutile, dillo, che scrolli, non ci sta. Non ci stanno più le fregne, ragazzi, sono scomparse. Vediamo, scusa, tra quanto esce. La fregna, eccola. Oh. Ah, ma proprio. Proprio lei. Vabbè. No, sì. Vabbè, dai. Pensavo più un vedo, non vedo, no? Invece vedo. No, no, è una. Sì, sì. Vabbè, comunque. Vabbè, meno comunque. Sono migliorato. Bravo, bravo. Sì, sì, no, sì. Io invece proprio tagliato il problema della radice, non ho TikTok, perché se no, poi adesso sto in tour da solo, quindi se ti inizi a fare TikTok, poi ti fai 5 ore di treno che non sai se stai andando verso nord o verso sud, stai così esci che sei più stupido. La possibilità di andare avanti è una droga, è tremenda. Sì, sì. Proprio perché effettivamente è uno specchio sulla tua personalità in un certo senso. Tu vai dallo psicologo e dici: guardi, si faccia un'ora del mio TikTok più o la meno risposta non, me la non serve, non serve aggiungere nient'altro a quel punto. Non usciva Ziggy adesso il mio TikTok. Imbarazzatissimo. No, questo in realtà ha una lista lunghissima di domande. Senti, a me mi ha cambiato la vita. Tu no? E che altro? Ma invece aspetta, tu mi ricordo, tu hai questa passione per il burraco. Sì. Ci sono il burraco. Dei fellow burrakers. No, guarda, questa è una domanda che vorrei fare io a te. Vorrei, allora, iniziamo a fare questo tour nei teatri, che riparte il 26 di marzo. Per le prime tappe c'erano ad aprire lo show Yoko Yamada, Salvo Di Paola e Stefano Rapone. Noi eravamo lì, soprattutto la prima settimana con quella dell'allestimento, insomma, siamo rimasti lì tanti giorni. In realtà è una passione abbastanza recente, non è che sono in fissa o campione del mondo, però abbiamo voluto vivere in maniera vintage, un po' come fosse stato un ritiro ai tempi di Berzot, questo momento in cui stavamo in albergo e andavamo a fare le prove, albergo e prove. Quindi mi ha detto: portiamoci le carte e giochiamo a carte. La cosa ci ha preso un po' la mano e a volte cercavamo di ritardare l'inizio dello spettacolo perché dovevamo finire la partita di burraco. Volevo chiedere a te, da fuori, che cosa sembravamo? Sembravate delle persone con un problema. Vero? Sì. No, vabbè, comunque, cioè, divertente, comunque era un problema. Tutto anche, sommato gestibile. No, vintage, cioè io infatti la cosa che ti ho detto, poi non ci conoscevamo ancora, tu mi hai detto: ah, tu giochi a burraco, faccio, ma io ti ho chiesto proprio, ma non è una cosa da signore anziane. E lui ti ha dato uno schiaffo. Esatto. No, ma io poi. Sì, sì, però, cioè, perché effettivamente io lo associo a quel mondo là, invece no, è bello che però si riscopra. Ma credo che abbia avuto una nuova, magari ne sapete più voi di me, ha avuto un nuovo, cioè è una roba da signore anziane di base, ha avuto una nuova vita, no? Sta tornando. Per merito di chi? Per colpa di chi? Forse di te stasera. Io? Sono un più grande spot al burraco. Sì, sì, sì. Ma sì, giocavate sì a soldi? No, okay. Se no qualcuno non... Ma poi il burraco come si fa a giocare? Cioè metti i soldi sul tavolo e chi vince se li prende. Non è che non puoi puntare sulle mani, non è un gioco... Non lo so. Vabbè, sì, però puoi mettere... Puoi fare monte premio. A fine punti, monte, che sì, chi... Perché nel caso tu avresti giocato a soldi? No, non so giocare, quindi avrei perso. No, avrei visto con più attenzione. Sì, certo, se c'è la possibilità di violenza finale, sì, è tutto più divertente. Magari per la seconda parte del tour si mette là un gruzzoletto. Sì, il cascià di stasera, tu sudatissimo, sei con la mano che ti trema. Il cascià di stasera! Ale, guarda, dobbiamo andare. Zitti, no, muti, no, muti! Ci sono 1300 persone che aspettano. Ho detto muti, muti! Questa è la prima serata, subito. Ma oltre al burraco, che altre passioni di questo tipo hai? Allora, oggi ho passato la giornata, infatti per questo che mi bruciano anche gli occhi, approfittando dell'ultimo giorno disponibile senza la mia famiglia. In questo momento mia moglie e le mie figlie sono in Sri Lanka e tornano domani. Sono 10 giorni che sono a casa da solo e ho capito che se non mi fossi sposato sarei morto a questo punto, perché poi... conduci una vita sregolata quando sei da solo. Ci sono proprio l'altra sera sono andato allo stadio, poi stavo tornando a casa e ho proprio pensato: però tanto a casa non c'è nessuno, vado a bere delle birre. E quindi poi diventa difficile a una certa età mantenere quel ritmo lì. Quindi sono molto contento che tornino domani. Però oggi mi sono sfondato di PlayStation tutto il giorno. Che hai giocato? Più burraco che PlayStation, però c'era un sì. Vero? Più il burraco. Va più il burraco. Ho giocato un po' a Call of Duty e un po' a, io lo chiamo ancora PES, ma credo che ormai si chiami eFootball, una roba del genere. PES online, non si chiama più PES? No,
bruttissimo. Ci sono cose che vanno via e non torneranno più. Sì. No, ecco, però la cosa a cui stavo pensando recentemente, io ho sempre giocato con i videogame, con il mio migliore amico fin da quando eravamo piccoletti, negli ultimi anni, ed è una cosa che mi fa molto incazzare, ho sviluppato un tremendo senso di colpa quando ho finito di giocare con i videogiochi. Cioè, mentre gioco sto bene, tutto giusto, è anche l'unica cosa che proprio non mi fa pensare. Quindi ci sono dei momenti dove hai bisogno un po' di uno svuota cervello, no? Che stai lì, non pensi a niente. Però quando ho finito, adesso, negli ultimi anni, mi viene un po' di senso di colpa, una specie di ansia da tempo buttato, e dici, Madonna, ma veramente hai giocato 2 ore a insultare un ragazzino di 13 anni francese, più forte di te, tra l'altro, e che ti ha fatto incazzare così? E quindi questa cosa mi fa un po' soffrire. Però secondo me è giusto, cioè non è giusto avere il senso di colpa, è giusto che giochi, che, cioè non devi sentirti in colpa. Perché, grazie. Infatti. Ma io questo l'ho imparato grazie a Bugo, che è venuto ospite l'altra volta, che io non faccio niente per tutto il giorno, e quella cosa mi è rimasta qua. Io adesso sto cercando di non fare niente tutto il giorno, anche io, e solamente quando sono ispirato faccio una cosa. Però non così. Fare niente, secondo me, è meglio che giocare alla PlayStation, no? Dici? Scacco matto, Stefano. Non lo so. Cioè, la messa nel culo è più produttivo, secondo me, che cioè, poi se devi, ci trovi qualcosa dentro nel far niente, invece lì era proprio, però devi stemperare la tensione, ci sta che ti... No, sta inutile che ti arrampichi sugli specchi. Hai detto perché niente. Lui è un gran giocatore, anche lui la PlayStation non è niente, se non fa niente non sì. Fa niente. Tu c'hai la 5? PlayStation 5 o 4? Sì. Certo. Ah, vabbè, io non ce l'ho. No, PlayStation, sì, 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 PlayStation 5. Stefano non ha PlayStation 5, anzi voglio fare un appello alla Sony. Sì. Sony, per favore, se c'è un ragazzo che si merita... Ma il problema so che è che non ci sono i materiali. Non ci giusto? Sono i pezzi, sono tornati i materiali. Sono tornati? Okay. Pare che siano mandato tornati. Una PlayStation 5 a Stefano. PlayStation 5. Me, la PlayStation 5. Perché ora mi sono comprato Street Fighter 6, che mo esce a giugno, però... Non c'ho la PlayStation 5. Cioè, per la 5 l'ho comprato, perché giustamente. Sì, 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 sì. E quindi speriamo che entro giugno me la regalino. Qualcuno. E a tal proposito. Ah, a tal proposito, tu hai giocato, sei cresciuto con Street Fighter. Certo. Immagino. Che noi io facevo sempre. Non questo. Forte io, eh. No, cioè, il mio amico Deri me le dava sempre proprio. Cioè, ci però, sta, sì, sì. Però è un pezzo, diciamo, certo, della nostra crescita. Perché io in genere faccio la domanda su Dragon Ball, però forse tu. Non sei di quella Dragon generazione. Ball, poca roba. No, leggevo i manga, però il cartone animato l'ho visto. No, ma il manga è più bello. Sì. Come i libri, sì. Certo, sì. D'autore. E quindi, no, volevo cambiare la domanda che faccio sempre e chiederti qual è il tuo personaggio preferito di Street Fighter o quello in cui ti identifichi di Guile. Più? Guile, certo. Perché americano mi piaceva da ragazzino, c'aveva il ciuffo bello, mi sembrava, era un Nicola Berti americano. Io lo vedevo così, e quindi bellissimo, era... complimento per entrambi. Sì. Sia per Guile che per... E l'hai visto il film di Street Fighter, quello che faceva Van Damme? Sì, l'ho anche rimosso. Ah, vedi. l'ho visto e... lui faceva Guile. Lui faceva, sì, cioè hanno fatto tutto, siccome era un film americano, hanno fatto sì che il protagonista fosse il vincitore, quanto sì, americano. Sì, sì, sì. Tra le altre cose, sai che Van Damme, piccolo fun fact, io ecco, la mia grande passione è Friends. Van Damme ha fatto un episodio di Friends. Cosa fa Van Damme in Friends? Faceva se stesso e faceva questo episodio in cui girava un film nel quartiere, nel village dove abitavano i ragazzi di Friends. Monica aveva avuto l'occasione di conoscerlo e di uscirci insieme, ha mandato però a parlarci perché si vergognava Rachel, e poi alla fine Van Damme è uscito con Rachel. E avevo letto recentemente che parlavano benissimo, forse era ai tempi della reunion, di tutte le guest star che hanno partecipato, tranne di Van Damme, che dicevano che puzzava, era maleducato e ci provava malissimo con le ragazze. Vedi io ho visto, non l'ho detto io, eh. No, avevo letto infatti che il film di Street Fighter fu un incubo perché lui era sempre strafatto di cocaina. E quindi sì, può però essere... posso dire, forse sì. Se stai facendo il film di Street Fighter, lui eri anche prima, dici, vai cioè, all-in, cioè, dici, sì. Ragazzi, io però, sul set ve lo dico, dalla prima all'ultima ora vado dritto. Però no, ti posso dire, vedete voi stop quando sono finite le riprese e ci vediamo il giorno dopo. Però da Guile cut. Da Guile non te l'aspetti, però, cioè te l'aspetti da Balrog, per dire, però da Guile
Lo so, Stefano, però purtroppo è un militare, capito. Purtroppo, Stefano, quelli sono personaggi finti. No, mi dispiace. Mi dispiace darti questa notizia. Non mi dire così. Ma Van Damme in carne, ossa e cocaina, quanto dici tu, tra l'altro. Quindi, vabbè, ti vedevi Friends, la tua passione. Sì. Che altro ti stai vedendo? No, aspetta, a questo punto domanda ancora. Personaggio preferito di Friends, giusto, degli ma amici. Siamo arrivati alla... Cioè, guarda, un ho po' visto una difficoltà nella... Cioè, cosa stai vedendo ultimamente? No, però, aspetta. Questa è la domanda di quando non c'è. Questo è il suo cavallo di battaglia. Lui considera che... Io vengo apposta con questa energia, con questa energia lui è arrivato a 150 puntate rotti. Sì, sì. Personaggio preferito di Friends, Chandler, fino a quando non si è fidanzato. No? Vedi, hai fatto male a tante persone. Che tra le altre cose, in realtà ho letto la biografia che è uscita inizio anno, fine anno scorso. Anche lui si drogava. Ma lui sta malissimo. Lui beveva tanto e si drogava di quelle che sì, loro chiamano droghe negli Stati Uniti. In realtà è consumo di medicinali smodato, perché a un certo punto, durante le riprese di un film, fece un incidente, gli diedero un antidolorifico e lui pensò: non male. E non ha più smesso. Smesso. E la cosa che racconta nel libro è che lui riesce a riconoscere, guardando gli episodi, di che cosa era fatto in quel periodo in base al suo peso. Che effettivamente io adesso lo sto riguardando con le mie figlie, ha degli sbalzi di peso ma incredibili, che stenti quasi a riconoscerlo. E lui diceva: quando ero molto molto magro era droga, quando ero molto molto grasso era alcol, e di puntate in cui era... giusto, ce ne sono poche. No, però anche lui racconta che in realtà il suo personaggio è cresciuto quando c'è stata la storia d'amore, che però dal mio punto di vista, a me piaceva il suo lato comico, è morto in quel momento lì. Cioè ti piaceva più la dinamica lui e Joy single, certo, mi faceva molto più ridere quello. Sì. Però forse è la storia d'amore più iconica degli anni 90, Chandler e Monica. Forse più Ross e Rachel. Sì, bravissimo, forse più Ross e Rachel, però Ross e Rachel forse troppo, cioè quella era proprio la storia d'amore, guardate la storia d'amore tra Ross e Rachel, che si prendono, si lasciano, invece Chandler e Monica, a un certo punto Chandler e Monica si mettono insieme e restano insieme, cioè quando guardi le prime stagioni di Friends non pensi a un certo punto Chandler e Monica si sposeranno e resteranno insieme, no, e invece non è tipo Lily e Marshall in How I Met Your Mother che sono già loro, è stata una sorpresa che poi ci siamo tenuti fino alla fine. Però volevi dire Ross e Rachel? No, ti giuro, però non avevo neanche pensato a Ross e Rachel, perché giustamente sono talmente loro, cioè tipo ecco Ross, ecco Rachel, cioè, che si prendono, si lasciano, però invece poi anche il matrimonio... Barney in How I Met Your Mother, quando si innamora perde un po' di comica, no? Lui sì, infatti How I Met Your Mother c'ha proprio delle stagioni un po' in calo, che scendono. Anche se oggi, cioè, Barney sarebbe un personaggio impresentabile. Sì. Cioè all'epoca era il più figo di tutti. Sì, faceva ridere, adesso quando i reel ti capitano fai oppa, questa cosa non si può proprio dire. Poi figurati da loro, cioè secondo me da loro in America, se ti passano il reel c'è gente che lancia il telefono proprio da... Sì, è vero. Che poi sono passati pochi anni da quando poi è diventato, cioè tipo 2 anni, sì, è cambiato tutto, è vero. Incredibile. E allora c'è un altro... Aspetta, vai, che... sentiti libero, ora ha preso il via, non lo tiene più nessuno. No, Adesso che stai a vedere? Oh! Ha portato dei big guns. Sono curioso. Allora, non sono un grande consumatore di serie e tendenzialmente adesso ho un po' ricominciato, mi sono fatto grandi scorpacciate un po' come tutti anni fa, poi ho un po' mollato perché non ci stavo più dietro, adesso guardo solo se, cioè quando mi dicono c'è questa serie figa, bella, devi guardarla, così mi chiedo, finisce? Nel giro di poco? Perché sennò non voglio più farmi rapire, cioè io Game of Thrones... Non l'ho mai visto, mi dicono tutti che è stupendo, ma so che ormai è passato quel tempo lì per me, non mi metterò mai più, non potrò mai più investire 10 stagioni di Game of Thrones del tempo, quindi non le guardo più. Adesso ultimamente ho visto The Bad Guy, Bad Guy. Bello. Non ho capito com'è finito, però... È pure quello, non... È vero? È di aspettare. A saperlo prima, sì, non lo guardavo. Sì. Perché no? Perché finisce... Ci sono dei finali un po' aperti. Questo finale qua ti sta proprio dicendo: ne parliamo poi più avanti. Cioè non ha neanche quel... Sembra finito ma forse no. Ti sta proprio dicendo: no, ci sarà poi un'altra. Quindi sono rimasto male, però molto bello. E sto aspettando Ted Lasso 3,
che esce adesso. Ha fatto, lui ha fatto l'applauso silenzio da... E questo è il pubblico pubblico milanese molto sì, dai, parco. Educato, giustamente. Sì, sì, sì. Sì, Ted Lasso 3, grandi aspettative. Vedi Ted Lasso, ne parlavamo prima. Lasso, devo provare a vedermi. La prima stagione se no è bella, la seconda un po' meno. La seconda un po' meno, ma mi contraddico, il finale col gancio sulla terza è bellissimo. Però sì, tu non sai di cosa stiamo parlando. Oh no! Però questo è un messaggio per... per la mia ragazza che appunto dobbiamo vedercela. Dov'è la telecamera? Non mi interessa. Dobbiamo vedercela. Sì, sì, sì. E no, le spaventa un po' la cosa del calcio. Beh, però sì, in realtà però... il calcio c'entra, no, infatti, c'entra relativamente. Sì, sì. E posso? Sì. Sì. Sì, sì, sì. C'è una domanda che faccio a tutti gli ospiti, una rubrica classica di questo podcast. Io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione delle droghe leggere, però ho smesso di fare questa domanda perché non mi dava soddisfazione, perché tutti gli ospiti mi davano la stessa risposta. Quindi la domanda che ho iniziato a fare a tutti gli ospiti è: che rapporto hai o hai avuto, se ce l'hai o se ce l'hai avuto, con la marijuana? Allora, nullo. Io non ho neanche mai fumato una sigaretta in vita mia. Mai. Eh? Non si è sentito, quindi questa... No, no, no. Magari uno spunto, dicevi? Bugiardo di merda, no? Cosa dicevi? Cosa mi hai detto? Non no. No, no, ma ve lo giuro, ma non è un vanto, è che da piccolo io ho sempre un po' avuto il pallino, anche forzatamente a volte, infatti sono matto nella testa, nel periodo in cui tutti i miei compagni fumavano non volevo fare anch'io quello che facevano tutti, quindi vabbè, non ho mai fumato. Mi è capitato qualche anno fa, serata con amici, ho detto vabbè dai, ormai tanto sei anche adulto, ho provato. Non essendo, non avendo la skill proprio del fumo, tossicchiavo un po', ma soprattutto non mi dava nessun effetto. E i miei amici continuavano a dire: impossibile, impossibile. Allora ho detto: è impossibile, guarda, praticamente l'ho fumata tutta io, ma non sapendo fumare, credo di non aver ingerito, non aver fatto cose. Però il gusto era buono. Il gusto che ti rimane in bocca è quel... non so un cazzo io di droga, la canapa. Quella roba lì è buona, mi piace come gusto. Forse dovrei iniziare a fumare la pipa, ecco. La pipa col tabacco o la pipa... A sto punto con la marijuana. A sto punto con la marijuana. A sto punto con la marijuana. T'arriva, se metti la marijuana in una pipa, ti arriva una bella schicchera. Io non ho mai fumato neanche la pipa. Si ispira con la pipa? No. No, con la pipa allora, no, ti vedi, rimane. Però allora forse non ci mettere. Ah, ci metti il CBD, no, ti resta il sapore. Per il gusto, sì, allora per il gusto. Sì, allora per il gusto. Sì. Però mi capita spesso di andare a New York, adesso lì è legale, ed è diventato il nuovo profumo della città. Cioè, prima era un po' hamburger, pancetta abbrustolita, putrida. Adesso tu senti odore di marijuana dalla mattina alle 4 fino alla sera alle 4 poi del mattino, perché sì. Vedi, incredibile. Che è buono. Sì, non è male. Mi piace. È un... Bello. Sì. Ma nei tuoi anni di MTV e girovagare, hai visto invece persone che facevano uso di droghe anche... Allora, pesanti. Non molto. Allora, davanti a me no, tranne una volta, non vi posso però dire chi è, perché è un personaggio famoso. Anzi, è una donna in realtà. E, una personaggia, quindi, una personaggia, diciamo, sì. Parliamo con come... Ero appena arrivato a Milano, ero senza casa dopo 2 settimane, perché io quando sono arrivato a Milano non conoscevo nessuno, e quindi la prendo un po' alla lontana. Non conoscevo nessuno, c'era l'unica persona che sapevo che era a Milano, era un ragazzo che aveva fatto il liceo insieme a me, non esattamente un mio amico, però aveva fatto il liceo insieme a me e abitava qua. Quindi lo chiamo e gli dico: ma c'è posto a casa tua, posso venire a casa tua, dividiamo l'affitto? Lui fa: sì sì, guarda, grazie mille, anche perché mi servirebbe, eccetera eccetera. Aveva questa casa in zona Lambrate, dove pagava, se non sbaglio, 2,5 milioni al mese di, e c'erano ancora le lire, di affitto. Aveva questa casa di 100 e qualcosa metri quadri, di cui però 90 erano soltanto il corridoio dell'ingresso. Era come se fosse un missile. Lui viveva dentro un sottomarino. In fondo al sottomarino c'era una piccola cucina e una piccola camera da letto dove dormivamo insieme.
Vabbè, insomma, erano le prime esperienze, dividevamo questo affitto e pazienza. Se non che, dopo, tra l'altro sopportavo anche di notte, mi svegliavo, lui non era lì in camera, sentivo un bagliore da quella piccola cucina, stava guardando i programmi, quelli della notte dove fanno la matematica alla lavagna. Il Nettuno, credo si chiamasse. Ah, sì, 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 ho capito. Vero? Dove c'è il professore anziano che tipo... fa 2 sì. più 2... uguale 4, sì, sì, sì. Così lui si guardava sti programmi. Tipo di Freddi, questi personaggi qua che fanno le cose. Sì, vabbè. Vabbè, però dicevo, pace, sono stato in contesti peggiori. Dopo poco lui se n'è andato via, io ovviamente non potevo permettermi tutto l'affitto e quindi ho iniziato a cercare e un assistente di studio che lavorava con me ha detto: guarda, ho appena mandato via il mio coinquilino, gli faccio come mai? Perché non si lavava. E vabbè, io questo ce la posso fare, vengo io. Sono andato ad abitare con loro e organizzava poi sempre cene perché era molto bravo a far da mangiare e una sera io torno a casa e trovo la personaggia con cui lui lavorava in altri programmi, mi siedo sul divano, a un certo punto mi giro e su un piatto, ma di quelli che io usavo per mangiare, c'era un sacco di bamba, ma proprio tanta. Io mi sono girato così ed era la prima volta che vedevo la bamba in vita mia vera. E ho detto: no, guarda, vado a dormire. Sono andato a dormire e basta. Vedi, non, vedi. Sono sempre stato un po' un cagasotto. E con poche le... ore dopo loro stanno là: così due io, più due. E io ero come Gail. Come Gail. Vedi. Così. Sì. Beh, forse. E questa è Milano. Questa è Milano. Sì. Però forse su questa bella storia io. Di Bamba, ok. Ma sì, dai, sì, ci sì, sta. Bene, come una bellissima chiusura di prima puntata a Milano. Quindi, per favore, signore e signori, un altro applauso. Alessandro Cattelan, grazie mille, grazie ragazzi, grazie Daniele, grazie Stefano. Continuatelo anche per Stefano Rapone, Daniele Tinti, per Santeria, per The Comedy Club. Fatevi un applauso anche a voi che siete venuti stasera e ancora per l'ospite. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata.